Allora, mi sentite così senza bisogno dell'amplificatore? Che è pure meglio. Allora, tu giustamente hai detto questo, io aggiungo che io sono nato fisicamente nell'ambiente e continuo a rimanere nell'ambiente, per cui tutto quello che avviene non mi giunge nuovo. E questa è la ragione per cui l'amico Raffaele diceva che qui nessuno è contrario ai vaccini e invece io sono contrario ai vaccini. Perché queste cose le conosco. Allora, tra le tante cose che potrei dire, e che ovviamente è un ricordo che ho già tra i tantissimi che mi porto dietro, tra l'altro premetto che tutte queste cose voi le potete vedere tranquillamente in tre siti che chiunque ha un computer può vedere. Uno è Alba Mediterranea YouTube, dove assieme all'amico Orazio abbiamo presentato tutte le denunce che noi abbiamo presentato, abbiamo commentato, tutte le denunce che noi abbiamo presentato contro la Lorenzin, governo e complici. Ora, queste denunce chissà che fine avranno fatto, però nessuno ci ha contro denunciato. Per diffamazione. Come minimo per diffamazione. Ci sarà una ragione. Comunque, siccome c'è stato anche qualcuno altro che ha detto che ha presentato delle denunce, vedremo come vanno a finire le cose. Le nostre denunce sono state presentate sulla base di leggi preesistenti. Non è che l'abbiamo denunciato così. Ci sono delle leggi e costoro, queste persone, hanno eluso sistematicamente le leggi. Io ve l'ho fatto una scaletta, vale adesso, per cui nel dirvi di andarci a vedere su Alba Mediterranea YouTube, dove commentiamo le denunce, su Alba Mediterranea 3, dove ci sono tutte le denunce che possono essere scaricate e presentate, su Accademia della Libertà Reloaded, dove ritrovate tutte queste cose, sempre su YouTube, e sul mio sito di Facebook, Giorgio Romano Vitali, dove compaio con la mia faccia uno o due volte al giorno per commentare tutte queste cose. Nell'ambito di questo discorso, perché io poi voglio arrivare ad altre conclusioni, ho anche presentato una storia. Io sono anche uno storico della medicina e della chimica, nonché della farmacia. È un'attività alla quale mi sono dedicato, posso dire, da almeno una cinquantina d'anni e praticamente conosco tante cosette di questo sistema, che è il sistema sociale nel quale noi viviamo. E sono arrivato alla conclusione che ho espresso appunto leggendo alcuni testi importanti che potete trovare sempre sul mio sito di Facebook Giorgio Romano Vitali. Ora, prima di entrare in questa questione, vi voglio leggere da questo testo che consiglio a tutti, Bioetica e Religioni, edito una quindicina di anni fa dalle Edizioni Paoline, e qui c'è scritto di tutto e di più, perché la bioetica è la base riconosciuta oggi alla quale si devono attenere tutti, e non, invece non vi si attiene nessuno. Alla fine di questo libro c'è l'elencazione di un trattato del 1997, fondamentale, 4 aprile 1997, Convenzione di Oviedo, Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina.
Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Qui c'è scritto tutto, una convenzione che lo Stato italiano ha confermato e controfirmato, e che questi mastazzoni, questi delinquenti, se ne fanno, se ne fottono, non hanno detto niente, non hanno preso nessuna considerazione. Questo per dirvi che noi abbiamo tutte le basi che vogliamo per denunciare questi mascalzoni. Senza considerare le altre convenzioni internazionali. Senza considerare le altre qui c'è del trattato di Helsinki, eccetera. Esattamente, non solo, ma se volete qui c'è l'elenco di tutte le convenzioni richiamate sulla base delle quali è fatta questa convenzione. Qui se ne sono fregate di tutto. A questa gente non gliene frega niente del popolo italiano, dobbiamo dichiararlo ufficialmente. Questi hanno sempre rifiutato il concetto di nazionalità, perché sono internazionalisti, sono cattocomunisti, sono internazionalisti, ubbidiscono solo al potere finanziario mondialista. In America e in Inghilterra, non dicono solo loro. Il compianto magistrato Giovanni Falcone disse una frase molto importante: segui i soldi e trovi la mafia. Non so se la fanno, se ce la so. Segui i soldi e trovi la mafia. Io dico: segui i soldi e trovi il Ministero della Sanità. Ministero della corruzione, me ne intendo per ovvie ragioni, perché ho fatto parte anche di due commissioni all'interno di quel ministero. Abbiamo depositato presso il protocollo del Ministero della Sanità alcune delle nostre denunce, perché venissero a conoscenza che noi li avevamo denunciati. Non ci hanno, a distanza di due mesi, mai risposto né tentato qualsiasi via giudiziaria. Questo per dire quanto sono colpevoli e se ne sentono colpevoli. Ma c'è una ragione, come io ho più volte documentato nei miei interventi, c'è un sistema di potere. Questo sistema di potere, bisogna stare attenti, per questo è una definizione che ho ricavato da un altro libro, che non la so scritta qui. Attenzione, perché il sistema di potere è questo. Peso del potere secondo la definizione postmoderna, la percezione della potenza economica, l'irresistibile influenza della comunicazione, la pressione burocratica, l'arroganza psicologica, sono quattro fattori che determinano la sostanza del potere. Se non li vai a scardinare uno per uno, continueranno a fare quello che vogliono, l'hanno sempre fatto. Se noi incominciamo a contestare dal punto di vista banale, logico, ragionevole e razionale, quello che è il potere è sempre irrazionale. Il potere cerca sempre di colpire l'eretico. Il potere cerca l'eretico, quello che sta succedendo adesso è appunto la ricerca dell'eretico, la possibilità di minacciare delle persone. Una volta li bruciavano vivi, fino a pochi anni fa li bruciavano vivi. L'ultima strega bruciata è stata bruciata nel 1820 in Piemonte. Non 1600 come Giordano Bruno, 1820. Perché? Perché era un sistema alternativo, quello che loro praticavano, che era l'utilizzazione delle erbe, perché erano grandi conoscitrici delle proprietà delle erbe, e quindi dava fastidio a una medicina che era necessariamente dogmatica. Fino al 1700 questo andava avanti ancora con le ricette di Galeno, il famoso ipse dixit. Ma perché? Perché la medicina, soprattutto se è strutturata, è un fatto puramente politico.
di dominio. Io vorrei che voi vi rendeste conto che la lotta non è così semplice, non si tratta qui di vaccini, e vi spiego perché. Allora, per circa 1500 anni bastava soltanto l'inquisizione religiosa. Ma perché bastava l'inquisizione religiosa? Perché tutti concordavano nelle credenze religiose. Poi è cominciato a subentrare una visione più scientifica, più razionalista, e questa ha combattuto una battaglia incredibile contro le imposizioni di carattere religioso che si basavano appunto sull'inquisizione. Che cos'è l'inquisizione? Perché l'hanno creata nel 1520? Con 5 milioni di morti più o meno supposti. Perché in quel momento c'era in atto uno scontro tra la scienza che stava nascendo e il dogma religioso. Ma a chi serviva il dogma religioso? A chi serviva? Alla casta sacerdotale, cioè al potere. Siamo andati avanti per qualche altro secoluccio, alla fine il dogma religioso non regge più, esce fuori un altro potere. Qual è il potere? È il potere psichiatrico. Con la nascita della psichiatria, chi si legge la storia della psichiatria vede quali sono stati i progressi con cui l'umanità è stata condizionata e controllata. Il marketing. Nella Parigi di fine Settecento c'era un'infinità di manicomi, ma dov'è? Non lo dice mai nessuno. Perché? Perché chi si opponeva lo metteva nel manicomio, è matto. Ma fino all'altro giorno in Russia, nell'URSS, i contestatori finirono in manicomio, dove gli facevano delle iniezioni di psicofarmaci fortissimi, le stesse iniezioni che oggi, sotto forma di terapia, di una terapia incredibile, vengono fatte ai bambini. Perché non si tratta solo di vaccini, ma di un'altra malattia inventata. E voi sapete bene qual è la malattia inventata. E hanno preso dei farmaci indicati, faccio un esempio, il Ritalin ad esempio, che era stato tolto dal commercio perché droga, perché dava dipendenza. Si sono inventati che cura una malattia dei bambini. Ma quale malattia? Quella che ha citato prima la dottoressa qui. Oh signori, questi sono i fatti. Sono fatti importantissimi. Il controllo del bambino è fondamentale, sia il farmaco eccitante che viene passato come farmaco calmante per la iperattività. Immaginate un prodotto che si chiama Ritalin e che gli hanno messo il nome Ritalin per evocare Rita Hayworth, quindi è un prodotto e c'è sempre stato un prodotto eccitante. Una volta ne ho preso uno solo, quello dei campioni. Ne ho preso da solo perché volevo arrivare indenne a casa, perché dovevo viaggiare di notte. Arrivato a casa non sono riuscito a dormire, avevo già imparato così. Adesso lo danno ai bambini per calmarli. Passata la ventata della psichiatria, del potere psichiatrico, dovevo inventare qualcos'altro, perché adesso in questa psichiatria ci sono tante forme di terapia della malattia mentale, per cui non si capisce più niente. Che cosa è rimasto al potere? Attenzione, non ti possono più promettere il paradiso se ti sottoponi ai loro dettami, perché viviamo in una società completamente sconsacrata, secolarizzata, e non ci crede più nessuno. C'è soltanto la sanità, il roseo futuro di uno che è sempre sano, che starà sempre bene, che vivrà 10.000 anni e farà concorrenza a un certo mito della Bibbia, diciamo, no? Ecco dove ma sta la logica dei vaccini, è questa. La logica dei vaccini è questa, è una logica del potere. Il fondamento del potere che sono segnato qui
è il possesso della verità e la possibilità di dichiarare che esistono degli eretici da punire. Allora io vorrei sapere che diritto ha, io sono iscritto a due ordini professionali, tra l'altro, che diritto ha la Federazione degli Ordini dei Medici di allontanare dei medici per il solo fatto che fanno il loro dovere e che non hanno mai ricevuto nessuna denuncia o lamentela dai loro pazienti. Perché fanno il loro dovere, sono gli unici medici italiani. Della realtà, perché in base a indagini in tutto il mondo e anche in Italia di come funziona il sistema di farmacovigilanza e ci che non ha mai funzionato, esatto, io faccio sempre vedere i moduli che avevo io, che nessuno me l'ha mai copiato. Come non funziona il sistema di farmacovigilanza, la stima è che rappresenta il 10% della realtà. Esattamente. E ci sono, scusa, anche uno studio fatto dal dottor Fabio Franchi che analizzando i risultati della regione Veneto, che per alcuni anni è stata l'unica che ha fatto farmacovigilanza attiva, vuol dire che telefonavano attivamente ad ogni soggetto che aveva ricevuto il vaccino per chiedere come andavano le cose. Quei dati lì, che sono un'esperienza limitata in Italia, documentano la vastità enorme. Le altre non ci sta il sistema di farmacovigilanza, quindi non risulta. Non solo per i vaccini, ma anche per i farmaci. Oggi non esiste la componente italiana delle conoscenze degli effetti secondari, perché noi nel bugiardino, quando si parla di effetti secondari, sono effetti secondari che riguardano
altre popolazioni, sono quelli che fanno sistematicamente la farmacovigilanza e comunicano gli effetti secondari. Quindi anche questo è falso, voi sapete perfettamente che esistono situazioni biologiche diverse da paese a paese. Microfono. Ultimo, perché c'è un altro concetto. Ho finito l'ultima parola. C'è l'ultimo concetto che è importantissimo, si chiama farmacoeconomia. La farmacoeconomia non è uno che deve fare economia come fai in economia con i soldini quando vai a comprare il sigaretto. La farmacoeconomia significa una scienza, è una scienza che per ogni farmaco studia tutta una serie di fattori basata anche sulla medicina, basata sulle prove di efficacia, che ti dice obiettivamente se conviene o non conviene utilizzare un farmaco piuttosto che un altro, o nessuno dei due, che sarebbe molto meglio. Di queste cose in questo paese non se ne parla. E vi dite voi che questo non è potere assoluto? Questo è potere assoluto basato su che cosa? Sulla secolarizzazione. C'è poco da fare. La secolarizzazione comporta lo spostamento di punti di riferimento per garantire il potere assoluto a qualcuno. Grazie dell'ascolto. Neuropsichiatrica, sapevo benissimo che non era così, fino all'ultimo
ricovero quando un medico carinamente mi ha fatto arrivare a ragionare e a dirmi, a farmi dire che la ragazza sta male da quando è stato somministrato il Dalsacin. Chiaramente lui, compiacevole di questa cosa, mi invita a fare la terza dose. Sono folle, ma non sino a questo punto. Vi chiedo solo di capire che i danni da vaccino non si fermano al problemi della DSA, all'autismo. Scatenano proprio queste malattie autoimmuni che solitamente un genitore non va a associare al vaccino. Dopo 3 anni da questa somministrazione, la figlia più grande inizia ad avere anche lei dei problemi a causa del vaccino. Okay? Oggi mi ritrovo con 3 figli, 2 danneggiati e lo Stato che se ne frega. Uno che dovrebbe continuare ad essere vaccinato. Chiaramente le tempine andranno a uffa, non permetterò a nessuno di toccarli. Purtroppo anche lui, nonostante fosse medico, le due ragazze
operativo che sono i disinformatori di Stato. Io adesso però non posso dare la parola a tutte le mamme perché sono state chiamate per tutta la settimana e sarebbe interessante, probabilmente ripetiamo il convegno con i lontanari a novembre, dovevano venire due medici di Fax, uno dell'ospedale di Civet e l'altro dell'ospedale di Bracciano, purtroppo non li ho visti in sala, probabilmente forse hanno cambiato idea, non credo. Quello che hanno ascoltato la loro assenza, comunque faremo ancora dei convegni e magari daremo più voce ai genitori, perché questa verità dei danni subiti per causa delle vaccinazioni deve emergere, va bene? Io voglio dare la parola all'amico Simone Idri, che con la sua associazione Libera Polis ha contribuito anche lui alla buona riuscita. Grazie, sarò rapidissimo perché non voglio togliere ancora minuti preziosi, alla pazienza, per ringraziare Raffaele, alla pazienza di chi sta qui da ora ad ascoltare, però ci tengo a fare un intervento in qualche modo ecumenico, perché questo è un tema che salta facilmente gli anni, è un tema che riguarda i genitori, soprattutto non gli scienziati, è un tema nel quale noi come associazione Libera Polis abbiamo voluto dare il nostro contributo cercando di aiutare i tanti genitori che si sentivano soli, molti che a cervello alla vista ci hanno detto credo di essere l'unico a non vaccinare il mio figlio, invece ho scoperto che siamo centinaia, questo è servito a rafforzare anche ognuno di noi a non sentirsi solo, ma soprattutto a rivoltare il dibattito e ciò che genera, che ha generato questa legge su un piano umano, cioè sull'incontro dal vivo delle persone.